Per fare una buona potatura, prima studiare, diciamo, il contesto dove si trova la pianta. La prima cosa da individuare, ad esempio in questo caso, è lo sperone. Quindi individuiamo lo sperone che ci servirà per il capofrutto il prossimo anno, sempre più basso del capofrutto che poi andremo a scegliere in un secondo momento, e in questo caso è questo qua. Tagliare sempre, noi utilizziamo due gemme, lasciamo lo sperone di due gemme e, diciamo, sotto la terza gemma tagliamo per lasciare un margine a un eventuale cono di seccamento che si può formare col taglio. Poi a questo punto individuiamo un germoglio, diciamo un tralcio che andrà a capofrutto per quest'anno, solitamente di media vigoria di circa 8-9 gemme. Quindi una volta individuato lo accorciamo a circa 8-9 gemme, qua. E poi fase successiva e ultima, eliminare, rifilare il vecchio capofrutto. Qua. Questa è una pianta allevata a doppio archetto, quindi una parte è fatta. Andiamo a vedere l'altra. Allora, in questo caso stesso ragionamento, si individua lo sperone, che in questo caso è avanti, eccolo qua. Okay. Quindi stesso ragionamento, tagliamo. Allora, sotto la terza gemma individuiamo successivamente il capofrutto in media vigoria, che viene, come puoi vedere, allo sperone vecchio e che quindi avrà una maggiore fruttificazione rispetto a un tralcio che viene direttamente dal legno vecchio, questo qua, esempio questo. Quindi una volta individuato 8 gemme anche qua, in questo caso abbiamo lo sperone che è avanti rispetto al capofrutto, ma non fa nulla perché è più alto il capofrutto. E poi rifiliamo il vecchio, ecco qua. Questo è quello di un anno. Questo è già, come puoi vedere, sullo sperone di due anni. Okay, questo è legno di un anno e questo è legno di due. Rifiliamo anche questo che non ci serve, questo che è un doppio.